Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di privacy, ormai è un argomento di cui si parla tantissimo, anche quando apriamo adesso le notizie si parla sempre e quasi solo di privacy. Per quanto riguarda poi Trump, adesso è la sua battaglia primaria e la privacy. Infatti, come sapete, dal 20 di settembre TikTok e WeChat non saranno più disponibili nello store USA, cioè chi vorrà scaricare TikTok o WeChat negli Stati Uniti non lo potrà più fare. E allora DJI, che ha rischiato di perdere il mercato dei droni negli Stati Uniti. Come sapete, Trump aveva detto che i droni cinesi spiavano gli utenti che li utilizzavano, quindi tutta questa battaglia verso la Cina, soprattutto nella privacy, ha fatto pensare a DJI che forse sarebbe stato meglio introdurre un'opzione per non andare a rischiare di perdere il mercato statunitense, che è un mercato immenso. Quindi, per non rischiare, DJI corse ai ripari e ha introdotto una nuova funzione privacy nella sua ultima applicazione 1.1.9 per quanto riguarda iOS e 1.1.8 per quanto riguarda Android, perché la versione .9 diciamo non è ancora disponibile per Android, purtroppo, perché chi sta utilizzando la 1.1.8 ha riscontrato un sacco di bug, un sacco di malfunzionamenti che prima non aveva, quindi è dovuta tornare indietro con l'aggiornamento, ma a breve probabilmente DJI rilascerà la 1.1.9 anche per Android. Come sapete, con Android è sempre un terno al lotto, purtroppo DJI fa fatica a sviluppare l'applicazione compatibile con tutti i dispositivi Android, perché veramente ormai sono diventati tantissimi diciamo componenti hardware diversi da uno all'altro, tantissimi sistemi operativi diversi, perché tanti Android hanno tanti sistemi operativi diversi, chi ha Android 8, chi ha Android 9, chi ha Android 10, chi ha Android 11, cioè veramente è un casino per chi deve sviluppare, e DJI sta facendo davvero tanta fatica con questa DJI Fly a svilupparla in maniera compatibile con tutti i device Android. Con iOS è più semplice, perché ovviamente è un sistema operativo unico e anche i device sono molto simili uno all'altro dal punto di vista hardware. E visto che questa privacy sta diventando davvero importantissima nelle campagne di vendita, anche iOS vi sarete accorti che chi ha scaricato l'ultima versione di sistema operativo per Apple, cioè l'iOS 14, si sarà accorta che quando va ad aprire alcune applicazioni per la prima volta dopo l'aggiornamento viene chiesto delle nuove autorizzazioni, appunto dal punto di vista della comunicazione o dell'invio e ricevimento di dati con i dispositivi di comunicazione. Quindi questa cosa, il discorso della privacy non riguarda solo DJI, anche Apple è intervenuta in maniera forte. Ovviamente adesso gli Stati Uniti ne stanno facendo davvero una battaglia verso la Cina soprattutto, ma è un discorso generale e purtroppo molto complesso il discorso privacy, che non riguarda solo i droni ma riguarda veramente un sacco di prodotti. Comunque DJI appunto è arrivata ad introdurre questa nuova opzione nella sua ultima versione dell'applicazione, e l'opzione che riguarda appunto la privacy la troviamo qua. Allora apriamo l'applicazione di DJI Fly, clicchiamo su profilo, impostazioni, privacy, e vedete che troviamo la nuova voce in alto, modalità dati locali. Ovviamente è disabilitata. Se noi andiamo ad abilitarla, attiveremo appunto questa nuova protezione privacy, che però DJI ci spiega bene cosa va a limitare questa nuova funzione privacy. In questa modalità tutte le trasmissioni dei dati di rete sono disabilitate, le seguenti funzioni non sono disponibili: aggiornamento del firmware dell'aereo mobile, aggiornamento e attivazione della database di sicurezza del volo, sincronizzazione dei dati di volo, aggiornamento in tempo reale dei dati relativi alla sicurezza del volo, accesso a pagine web e servizi di terze parti incluse mappe eccetera, volare con cautela. Se noi facciamo conferma, andiamo ad abilitare questa funzione. Quindi vedete che i limiti però diventano davvero tanti, quindi a questo punto ragazzi ognuno sceglie per sé, ok? Se tenere la privacy come è stata fino adesso o andare appunto a attivare questa nuova funzione molto più privacy, che però introduce questi limiti che secondo me da certi punti di vista sono limiti abbastanza forti, che ok, sembra come che vi ho introdotto la privacy, però questa privacy limita tutte queste cose, quindi chi l'attiva? Boh. Voi vi sentite di attivare questa nuova protezione per andare a perdere tante di queste cose? Non lo so, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, se secondo voi ha senso attivarla, se non ha senso attivarla, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate. E sotto abbiamo altre caselline che possiamo attivare o disattivare per quanto riguarda appunto sempre un discorso di privacy. Ovviamente anche qua andare a attivare o disattivare alcune di queste caselle ha dei pro
e dei contro ovviamente. Supponiamo di andare a disattivare informazioni GPS del dispositivo DJI, se andiamo a disattivare questa funzione non avremo più neanche trova il mio drone, che secondo me è una funzione utilissima per i droni DJI, che appunto abbiamo sempre elogiato questo discorso, questa funzione di drone DJI di andare a trovare il nostro drone nel caso precipiti lontano da noi, appunto quella funzione trova il mio drone. Se la andiamo a disattivare per un discorso di privacy perdiamo quella funzione, quindi tutto quello che abbiamo elogiato fino adesso di quella funzione la andiamo a perdere. Quindi di tutte queste funzioni, ragazzi, ognuno poi è padrone di se stesso e decide cosa è meglio o cosa non è meglio fare. Mi raccomando, non ragionate solo con un discorso di privacy ma anche un discorso di sicurezza di volo, soprattutto per certe funzioni che ci aiutano in tante situazioni di volo. Quindi ragionate un po' su un discorso a 360 gradi, non un discorso solo DJI ci spia. Secondo me va valutato un po' più nel complesso tutto questo discorso. Spero che chi ha Android riceva presto un aggiornamento, perché come vi ho detto l'applicazione 1.1.8 sta facendo diventare matti davvero tanti utenti, mentre altri non hanno riscontrato i problemi. Come vi ho detto, dipende dal device Android che avete. Ragazzi, se questo video vi è stato utile, mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi seguitemi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao!